Ma io non lo so, fanno schifo però con lo scotch qua. Questo è backstage, che state facendo? Che stiamo per fare? Stiamo per... questa schiena... stiamo per aprire la torta Baldo. La perché? Torta... perché è storto? Guarda, quello a me. No, però, scusa, E perché Baldo? Che festeggiamo? Un anno di Baldo. Raldo. Grazie, Naps. No. Posso dire qua, raga, venite qua, fatevi vedere. Tutto il team di suppliziati, di partecipanti a Baldo. Madonna, è passato Paolo, Baldo! È passato un anno di... mamma mia! Allora, la regia, muoviti regia, fai vedere che c'è qualcun altro. Qui c'è una nuova regia. Ha comprato la torta di tasca sua, ha detto non voglio che mi rimborsiate, questo è un regalo perché io credo in Baldo. Crede più lei in Baldo che noi. È vero, gli unici che ci hanno creduto di più sono gli sviluppatori che hanno portato questo gioiellino del supplizio e noi li ringraziamo perché raramente abbiamo sofferto così com'è. Esatto, è passato un anno, una data, un perché. 11 settembre abbiamo iniziato a giocare insieme. Forse il primo gameplay da solo un po' prima, ma l'11 settembre è proprio il giorno in cui... io non ci credo di essere arrivato a questo. Grazie mamma, grazie per aver... grazie Michael Jackson. Grazie Michael Jackson per quel bel live come andai. E grazie Naps Team. Abbiamo fatto fare un attore che non ci risponde. Hai messo. Ma che bellina! Che meraviglia! Qua, guarda qui. Ma è bellissima. La meringa. No, è che una meringa. Fai grazie Naps Team. È bellissima. Allora, mi so. Guarda, abbiamo... la regia ha fatto stampare anche Baldo su, con scritto grazie Naps Team. Perché? Beh, grazie a loro per tutte le ore di... vai, vai. Guarda, ci metterò anche... tutte, non sorte. Guarda che belle le candeline, guarda. Non sorte. Aspetta, aspetta, faccio una bella foto. Ma la fai con... perché c'è una candelina davanti adesso. Vuoi che la tolgo? No, vabbè, dai, ce l'ho. Ah, già sta cola. Ce l'abbiamo? Abbiamo bisogno di un coltello, però. Cazzo, facciamo. Lo posso piantare nel mezzo? No, sono effetto. È vicino alla terra. Siamo pronti? Aspetta, manca un coltello. Manca un coltello, no, e forse pure dei tovagliolini. Vabbè, dai, no. Festeggiamo tanto! Sono sfiatatissimi. Ma dove li facciamo? In mano ce lo teniamo. Che cosa? La torta? Se dobbiamo mangiarla. In torta. Culo te la devi mettere. No, 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 dicevo io. Come vado ti insegnato? La meringa. Poi possiamo spingere. È buona, la meringhetta è buona. Tanto che aspettiamo. Buona meringa. Cosa pensi di questo evento? Di un anno di Baldo? Cioè, potevamo risparmiarcelo. No, io penso. No, che... abbiamo giocato a tanti titoli. Abbiamo fatto tante cose insieme. Perché proprio? Non lo so, perché? Perché proprio? Cioè, di tutto. Cioè, Kingdom Come abbiamo fatto 2 anni, non abbiamo mai festeggiato. Fai presto tu a dire prendi i piatti. Non li vuoi abbiamo. Una mano. Non abbiamo i piatti. Abbiamo i piatti. Bene. Bene. Ne abbiamo 2. Vabbè, facciamo un bombo. Ma guarda, ce l'abbiamo i piatti. Se li taglio io i piatti. Vedi? Un po' di ordine. Questo è un piatto. Vedete Redes? Dopo aver giocato Baldo, c'è il problema di soldi che... No, ce l'avevo anche prima di giocare Baldo. Ma mai fatto bene. Questo è un altro piatto. Senti quanto suonano male. Dai, allora, con le trombette suoniamo la colonna sonora di Baldo. Questo è un altro piatto. Eh?
Ti piace? È bellissimo quello che stai facendo. Vieni qualche qui, porchettina. Festeggiamo. Dai, arrivo. Dai, ragazzi. Brucia, brucia, Dio, buona affanculo. No, dico. È stato un errore fare questa cosa. Questa è la candela più importante. Bravi tutti. Auguri Falco. Perché è un bravo ragazzo. Perché è un bravo ragazzo. Perché non salta un cazzo. E si rompe le ginocchia tutti i giorni. Soffiamo. Soffiamo le candeline. Adesso si guarda quello che non finisce. Soffiamo le candeline. Che già sta cosa abbiamo, è cringe. Aspetta, dobbiamo. Aspetta. Poi si ma sta non, sciogliendo ma... tutto sulla nostra torta. Non è mai durato così tanto un fuoco d'artificio. Sì. Però si sta calmando. Ma c'è speso 10 euro per il singolo fuoco d'artificio. Di solito dura molto o meno. Non finisce più. Rottura di coglione, no? Soffia! Qui ci voglio un bel effetto. No, quando accendeva le candele lo fa. Che bello. Ad ogni candela. Sì, quando le accende e quando le spegne. Brucia. E poi quando battiamo il boss, cioè la cera nelle ferite. La cera comunque è buona, mi hanno detto che è salutare. Va bene. Ho tagliato Baldo, guarda, questa è la soddisfazione più grande. Guarda, gli taglio la testa. Potevi tagliare la bifa, che vi audio. Queste le utilizziamo per i guanti di Baldo. Ma voi sapete che Aldo non è un vero nome, è il diminutivo di Cataldo. Cataldo, sì. Di Baldo. Comunque ragazzi, si respira perfettamente adesso, c'è un'aria pulitissima. Sì, c'è un po' di cibo. Guardate che bellezza. Guardate che bellezza, la cucina è semplice, le ricette semplici. Dammi i piatti. Già cominciate a sparlottare. Tieni Paolo, tieni, grazie, guarda che grazie. Bello che è, guarda che disgrazia che è. Ma ci avete fatto due foto alla torta? Sì, ho fatto una fotina col telefono, nulla di eccezionale, ma ho fatto una fotina. Da mandare alla montatrice e a Napsteam anche. Facciamo questo Baldo. Secondo me è buonissima questa torta. Un piccolo pezzo di torta, un grande passo per gli sviluppatori italiani. Scusa, dammi una fetta per la regia anche. È molto meglio. Senta. Pam. Dovrebbe essere dei nostri anche il nostro anche i nostri montatori Sabrina e Michele, ma non sono con noi. Non so, sono dipartiti. Sono dipartiti. È un po' grande. È molto bello. Come? È buonissima. Sta di Baldo, ragazzi. Sta di amicizia. Allora ragazzi, questo per farvi capire che anche i giochi non proprio riusciti ci provocano emozioni. Buon solo a voi, no. Ve lo posso assicurare. Dai, anche a te, non saranno le stesse nostre, ma anche a te provoca emozioni. Contrastanti. Non si possono raccontare su YouTube quello. È vero. Quelle che mi provocano a me. Ciao bambini. Allora. Non vi spiego, quando avete i baffi e mangiate la panna, se non mi andate subito a lavare la faccia subito dopo, poi sapete di caseificio. È un segreto. Complimenti alla regia per la scelta della torta. È vero. Adesso farò finalmente il sacrificio. È la faccia di Baldo. Guarda che Baldo è ispirato a un bambino vero. Vabbè, è la faccia di Baldo. No, mi sono rotto tre quarti di tazza. Come giocare a Baldo, uguale. Comunque è molto buona questa torta. Pericolosamente buona, direi. Tanti auguri a te. Che trescia. Tanti auguri. Tanti auguri a Baldo. Al mio migliore amico. Tanti auguri. Un anno insieme a Baldo. C'è il traino.
Che poi è una data molto indicativa per le tragedie, come si dice. Un anno insieme a Baldo. Di tragedia. Bentornati su Relax. Ho scoperto che sto coso va avanti. Hai visto le guide? Sì, non vedo. Sì, ieri sera l'ho chiamato. Ma... senti, ma ti va di farci un ginocchio a leggere le guide? E io che ce lo faccio questo? Aspetta, non ricordo. Paolo, cosa ti ricordi? Devi poggiarlo. La 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 la. Dove devi metterlo? Non mi ricordo, però sto aspettando che torna quel coso. Guarda quanto è lento. Madonna. Guarda quanto è lento. Madonna, che cattiveria. Che guarda quanto è lento. Perché mi dava il tempo di girare questa roba e andare di là, forse. Oh. Sono molto particolare. La puttana di tua mamma, quella scroma. Corri, corri. Ma tu. L'ho fatta stealth. Ma quindi adesso? Boh, dobbiamo. Siamo arrivati a quella porta. Ma pure potrei suicidarmi. Che ne sai tu? Però non devi spoilerare, perché sennò ti caccio. C'è il boss finale. Ah. Il boss anale. C'è. Dai, non devi chiudere! Fuori! Chiudo. Devi andare fuori di qui! Ma era una porta normale, come tutte! Mai mi sarei. Allei! Mi ha fatto. Ma che ci faceva quella? Però mi chiude! È la rapita Gokuro qua, come si chiama? Gokuro. Un culo. Oh, mi hai cagato la minchia, Gokuro di merda! Questo è l'ultimo, Questo è l'ultimo gameplay! Madonna! È proprio il destino, vuol dire che non lo riapriamo. È l'ultimo gameplay di Baldo. Guarda, guarda, che sono talmente felice che questo lo batto alla botta numero uno. Fast try! Sì, 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 mi incuri come tua sorella. Va, 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 va. Madonna, sono talmente contento che. Emozionato. Ma tanto c'è il DLC, no? Madonna, le cose belle finiscono, guarda. C'è il DLC? No. Non credo. Wow, sono talmente tanto infogliato che non lo faccio respirare. Fanno Rocco. Così si fa. Ah? Madonna! Scomparito. Non finisce qua. T'ha lasciato lo scettro del potere, la bacchetta dei gufi. Questa è l'arma definitiva dei gufi guardiani, forgiata nelle profondità della grande fornace dei gufi, sfrutta il potere del globo. Ma mi fai leggere? Oh, sfrutta il potere del globo, non devi sapere. Per generare non sappiamo. E mo la uso, te la butto in testa, così non mi caghi la minghe. Te, va, oh. E fiammelle. Cinque globi. Altro che frecce infuocate, usare questo per farmi un tiro. Ma perché tutto qua? È vero, le frecce infuocate di merda. Ah, sta fatto apposta. No. Mo devi usare quella cosa per. Puoi accendere le fiaccole. Cioè, mo devo. La fiaccola là! Bellissimo! Cosa non accetti? Basta, Rocco! Cosa non accetti? Che non è la fine. No, perché. Che è la fine? Ma non è la fine. Dobbiamo ancora scoprire come si torna indietro. Ma Gokuro è morto. Ma non è morto, è scappato. Gokuro l'ha preso in gu. Nasti orsetti! Ma quindi mo devo rifare tutto il giro? Poi chiudi gli occhi, pensi, butti un numero. Butti un numero della mano. Numero P. Andiamo.
creare un PIN di 4 cifre. Perché ho fatto questa cosa? Chi lo sa? Io non lo so. Ma devo fare tutto il giro. Ho sbagliato. Per caso, nei diti che hai buttato c'è un 3. Vedo un numero 3. No. Non c'è. Bene. No, ragazzi. Madonna! Si è girato pure il gufo. Lo prendo, lo prendo, lo prendo al volo, lo prendo al volo. Lo prendo al volo. Ma non è normale sta cosa. No, ha rimbalzato, non doveva rimbalzare. No, non doveva rimbalzare. Perché nel momento in cui ci sali, gli imprimi in un'altra direzione. Capito? E quello è il problema. Comunque che pesantezza sta parte, eh. Cioè c'è stata la boss fight molto bella, che tra l'altro non l'abbiamo proprio sentito, gli hai rotto il culo. Ho tanta voglia di spaccargli la faccia. Ma che palle! Lo segnate? Verdi e arancioni anche. Ma che ci lo fa con la bacchetta del Cristo fa qua? Devi accendere cose in muro. Ma quindi devo tornare indietro? Perché qua c'è un'altra porta, non vorrei che dovessi premere anche questa. Quella di là, la vedi? Io ti giuro, in questa fase di gioco sto guardando te, ma io non saprei metterci mano. Cioè, nel senso, per me è tutto misterioso quello che stai facendo. Non saprei che fare. Guys, any idea? Ah, io non lo so. Loro non sanno niente. Noi non sappiamo niente, nessuno sa niente. No, questo mi riporta indietro. Non è che ci sta qualche... c'è un input là in basso a sinistra, un'uscita. È quello che vorrei andare, ma... Ma non posso. Ma poi perché il gufo te lo sei ripigliato? Ma che cazzo ne so, c'è un'altra roba che devo... La vedi l'altra cosa? Lona. Ma infatti l'abbiamo salvata. Che fine ha fatto la ragazza? No, l'abbiamo salvata, era dentro il vortice. Quando è che abbiamo avviato la mappa? Sacro tempio dei guri. Noroko ha rapito lui. Riportatela nel mondo oscuro per il suo cuore puro. Baldo dice. Non ho capito. Spengo tutta la mano in me. Che vuoi? Vedete, butta i diti nella mano. Per ora sta girando un'altra cosa, ma sta porta invece è quella di in maniera molto, molto imperativa. Ma voi dove abitate? Ma questo qua a destra dove ti porta? Vicino a dove sta quella Seat. Che ci sta qualche piacola. Me ne vado. Ho deciso che non c'è niente da più qui. Sono state cancellate queste cose. Noroko, Noroko, Noroko. E tante cazze te l'hai vivate. Gokuro, Gokuro, Gokuro. Abbiamo affrontato un boss, l'abbiamo battuto. Uno senza senso comunque. Come questo indovinello senza senso. Ci saremmo bloccati qui senza andare avanti per anni. Io mi sono già scordato com'era. No, semplicemente lo sa solo Rocco. Non lo so, ma era di 3 minuti la combinazione. Posso finire anche in palazzo, la cosa. Noroko, Noroko, Noroko. Ma noi non eravamo andati pure in biblioteca? Non c'era. Ma ha rotto un cazzo Goku. Dove devo andare? Beh. No, è sbagliato molto. Ah, scusa. Papà, la la, la la, la la.
Allora, io ritorno qui perché avevo visto delle torce da accendere che non eravamo stati capaci di accendere. No, è a destra, esatto. Sì, ma è vergognoso che vi ricordate, raga. Come cazzo vi fate a ricordare? Lasciatemi perdere per un secondo. Fatemi andare a risolvere questo. None. 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 Che cosa? Le bombe non accendono le cose. Ah, che divertente. Che bello, ragazzi. Che bello. Il portiere, questo non è un gatto. La chiave. Chiave. Ma quante chiavi della segreta ci sono? E dove la metto la chiave? Oltre che lì dove non batte il sole, intendo. Esatto, qua dicevo. Stai calmo, Paolo, andiamo dovunque. Dio buono, Dio. C'è sempre male. C'è sempre male. Eccolo là. Sta per tutto. Ah, Dio buono. Bravo, Paolo. Ma perché? Che vabbè, bello. Senti, metti un po' lontano dalla roccia, vedi? No. Esatto. È tutto giusto. Ma senti. Senti, boh, raga, mo non per qualcosa, ma io avrei già rinunciato. Invece Nicola insiste. Ma però che cazzo di cattiveria fare un gioco così, dai, cioè. È proprio che siete malfidati, ragazzi. Ma di qua dovevamo fare qualcosa. Beh, ora che abbiamo una nuova. Sì, però ora che abbiamo una nuova arma conviene tornare, che magari c'erano cose. Backtracking, Goku, no. Abbiamo una chiave in più, c'è qualche porta da... Questo perché si sposta? Da sbloccare. Sblocchiamo una porta, non c'è sempre il male. Qui? Che è? Non mi ricordo. Ah, qui è sotto. Qua abbiamo già preso la chiave a triangolo. Sì. E non serviva niente più, niente più. Madonna, raga. Madonna, raga, mi sembra di vedere la mia vita che mi passa davanti, ma una vita che non ho vissuto. Tu vuoi sentire questa canzone? Mio sei tu. Saprei amarti io. Nessuno saprebbe mai. E poi parte la seconda parte della canzone. Come se vuoi amarti. La melodia non si capisce più. Noi siamo andati qui, vero? Saluto a Giorgia che ci segue sempre. Saluto a Giorgia. Meno note, Gio. Meno note. Ciao Giorgia. Ok. Rispetta chi ti scrive i pezzi, che scrive una melodia. E qui che dovevamo fare? Soltanto questo. Non c'è niente da fare. Non posso spingere questo UFO. È un ignobile UFO. Tu cosa avrete fuoco? Giorgio è un po' il Morgan Freeman della musica. Morgan Freeman va dal regista, fa bello sto copione, mi piace questo personaggio, però voglio farlo cieco. Come c'è? No, le radici. Ma le radici avremmo potuto mettergli fuoco in tante altre situazioni, perché proprio adesso? Come i cartoni animati vecchi. Ma non è che posso rompere qualcosa con l'arma sarcazzi, no? Ma qua bisogna fare, non è possibile che si spegne qua la luce, va bene. Serve la bacchetta del gelo. La bacchetta di... Comunque c'è un ragazzo della nostra community che ha finito Baldo. La smetti, lo sappiamo, abbiamo capito. No, non Donato. Un altro... Donato lo conosciamo di persona. Dico, un ragazzo della nostra community che ha finito Baldo e ha detto: allora il gioco è... l'ho finito, diventa molto più facile una volta che hai preso lo scudo del potere, la maschera dei gufi che ti rende invisibile e un'altra cosa che ti dà stamina infinita. Attenzione, nuovo passaggio.
No, è sempre lo stesso io, ma non mi ricordo niente. Ah, me la ricordo sta parte, è carina. Sì. Ma io non so che devo fare. Ta fa le cazzato. Ma io non so niente. Porca di quella. Metti i vestiti dritti, no? Te li metto in culo, cambo. Vedi se sta registrando. Ah, perché nel combattimento di prima... No, no, no. Vabbè, leggiamo bene le missioni, dai. Cioè, abbiamo combattuto con tutti. E tu puoi riparare i cupi? Sì, probabile. Bravo, Paolo. E perché? Perché dovremmo parlare? Perché gli dobbiamo dire che abbiamo... Non funziona così questo gioco. Sì, in Dark Souls funziona così. Siccome questo... Siccome Napsteam si è ispirata molto a From Software, prendendo il peggio che abbiamo. Sono abbastanza sicuro che non sia come dite voi. Sì, sì. Dopo avrei... Dopo che avrei amarti io... Nessuno, sono sicuro che non caviamo un ragno dal buco. Quale modo di dire? Di cavare un ragno dal buco, cioè perché dovresti cavare un ragno dal buco? Perché quando, cioè una volta nelle case i ragni erano un problema perché ti entravano in bocca mentre dormivi. Non è vero. E quindi ti entravano i ragni in bocca e tu passavi un'intera giornata cercando di togliere il ragno dalla gola di tua nonna che se l'era ingoiato di notte. Quindi... Ah, tutte le nonne hanno mangiato una quantità infinita di ragni. Perché? Perché? Ma io questi li avevo accesi. Perché sono spenti? No, l'aveva scavato, mi ricordo che aveva fatto... Ho fatto il tasto. Ma come cazzo sì, la mi ho... fate a ricordare? Porco due, voi mi state a far venire nervoso. Cos'è? Ah, cos'è stato? Si è sentito uno sparo. Si fa un po' tu. Devi andare all'ingresso così. Io vado ai gufi e non servirà niente. No, fidati. Quello ti dirà. Bravo, hai sconfitto Gokuro, ma adesso lui è volato verso questa missione che ti do adesso. Sì, sì. Parla con i Goofy, loro ti diranno. L'ingresso del tempio. Questa è la campana, no? Che c'è fuori. Non è la villa dei Goofy. Sì, era il villaggio dei Goofy. Era il villaggio dei Goofy. Che devo fare all'entrata? Ci stavano i... No, ma quando sei stato adesso? Io mi state soltanto... Però la campana mi serve al villaggio dei gufi. Stava da un'altra parte del mondo. Sì, però. Il villaggio dei gufi, dove lo conosco. Andiamo al gufo, gli dice... Ah, hai liberato? Oh, bravo. Hai scappato via e Gufo ti dirà... Bene. E riandiamo a vedere sta cosa perché qua là i gufi mi fanno un accesso. Ma rotta il cazzo di... Ma tu vedi se io nel villaggio non devo avere la corsa fotonica per sempre, mi devo sempre drogare. Se ci pensi il padre in effetti è un witcher. È vero. Sì, senza gambe. Vedi? Mm-hmm. Esattamente come dire voi. Mo vai a parlare col gufo, lui ti dirà. Sì, ma vado per l'ambito. Che stai combinando, Baldo? No, no, niente, ho sconfitto Gokuro. Hai salvato la ragazzina? No, ho salvato solo un quarto di lei. Ma è salvato?
Hai trovato di tutti i globi finora ottenuto il risultato impressionato con tutto uno sbarbatello come te? Deserto, ma avete visto, ragazzi? Avete visto che, come dico io? No, non serve a un cazzo, perché non funziona così questo gioco. Come funziona? Funziona che dobbiamo risolvere ancora un'altra roba. Che palle però. Ah, mo che vi ho provato che io ho sempre ragione. Su Baldo? Ovunque. Su Baldo in maniera particolare. Si posso dire su Kingdom Come hai avuto torto molte volte. Ma Kingdom Come era un altro livello. Kingdom Come è secondo me il gioco in vita tu hai giocato peggio. Allora, ho una chiave. Vi ricordate una roba dove devo aprirlo e ci manca la chiave? Sì. Non è vero. Non ti credo, anche se mi dicessi. Ma sicuramente ogni posto di questo... Sono sicuro che qui va nella cosa... Inizio Super Mario. Ma la muore. Mannaggia, che la puttana... Questa è stata sempre una parte... molto molto strana il gameplay. Solo questa parte. Amore mio Gesù. Bambi. Madonna. Allora, io ti vorrei aiutare, però la verità è che oh, ma perché mi devi che... La verità è che non so proprio come... Nel primo destro. Mi vedo una porta con le chiavi, cioè con il chiesto. Perché qui mi fa rientrare in questo... Cioè, a che serve? A che pro? Secondo voi, a che pro mi dovrebbe far rientrare qua? Ma perché? Se... Non rifare il giro con la cattura. Quindi? Quindi tu dovresti tornare qua. Perché? 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 No, ma perché se io già l'ho risolto per arrivare? Perché c'è una parte che non hai visto. Quale? Questo ci sono stato. Io ti ho dato un hint, ma non... Posso dire che nel gioco abbiamo sfruttato poco gli screenshot? Forse una volta sola. Abbiamo i cellulari, veramente, abbiamo città. Cioè che non funzionano più, delle volte fanno, delle volte non fanno. Vabbè, ma si saranno resi conto che non servono a un cazzo a un certo punto. Però siccome è un gioco dell'89. Ma secondo me quando stavano facendo in produzione praticamente hanno detto ah, oh, che figo, e poi hanno fatto le console. Facevano gli screenshot. Baldo non c'è per PC, vero? Morto. Sono invincibile. Ti si è rotto sul culo. Forse li uccide tutti. Ah, mi si è illuminata la porta. Ok. Allora. Quella è una porta? C'è niente, non c'è niente. Ma io però non mi potete far fare su backtracking inutile. Noi hai fatto degli specchi e delle luci. Non sei capito se l'abbiamo completato o se c'è altro da fare. Dici queste luci qua da dove... No, l'avevamo fatto. L'avevamo fatto per... Sì, ma cosa ha portato? Non c'è stato un cambiamento. Io non ricordo nulla di questa parte qui. Cioè mi ricordo questa con le palle, ok. Bravo. Ma io...
Ormai è diventato bravissimo Nicola a schivare le cose. Quello che non riesco a schivare sono le rotture di coglioni. Quelle me le piglio tutte. Effettivamente questo gameplay di una pesante. Era partito col botto. Pensavo col di poter era finire il col gioco, boss, capito? Mi ha rassegnato, sono diventato come mia compagna. Cioè non sapere un cazzo di quello che sta succedendo. Sapete ancora un po' più. Io sono. Ma ha preso al contrario. Ma ha sgommato sul mio cadavere la banda. Mi devi rompere i coglioni, continua. Non mi... se la mettessi stavolta assistita? Ma io la metto per evitarmi quella schermata là. Bravo. Che brivido ragazzi, che adrenalina questa volta. Solo a voi vi dà adrenalina. Cioè vi giuro, spero che entro la fine di sto gameplay noi sblocchiamo qualcosa. Perché questo sembra essere uno di quei punti dove giriamo a vuoto, eh? Per ore e ore. Finché qualcuno non guarda una guida. Infatti di solito il tipico gameplay di Pato Nostro è giriamo per mezz'ora e poi gli ultimi 10 minuti succede qualcosa. Tipo proprio. Questo è successo il contrario, ho passato una boss fight e adesso vaghiamo. Tante palle di fatto. Bravo. Come si fa ad andare dall'altro lato? Da qui. Ma no, sto guardando se mi manca qualche cosa, qualche pezzo, qualche roba, perché questo l'abbiamo risolto noi. Questo l'abbiamo risolto. Siamo in niente. Avevi tirato il vaso con il tasto. Boh. Ma il bello è che non abbiamo un elemento da cui partire. Sì, la speranza di finirlo, quello è l'elemento. È proprio una speranza, capito? Come sbagliamo anche come palla. Occhio che muori. È rimasto solo un filoncino. Che sono una cosa che mi preoccupa di più in realtà. Non dobbiamo usare né la bomba né la torcia né la bacchetta. Ma dove sono? No. Meno. Madonna ragazzi, madonna! Vaffanculo. Non so dove usarla quella chiave, non lo so. Perché mi sta selezionata sta parte qua? Che ci sta qua? Forse viene andare lì. A Zagara? A fa che? È la capitale del... Ah no, sta forse. Goguro, là è quello là che lo dice un sacco di cose su lui. Ma il boss si chiamava Goguro? No, Goguro è il... Il Goguro è il gufo. Ah, invece i gufi.
E quel mostro come si chiamava? Naroko Dioko. Dio poco. Sacro campo del segreto. Stavo pensando, Kuro vuol dire nero. Gokuro che cazzo vuol dire? Spirito nero. Perché Kuro Lili si chiama così perché è giglio nero. Anche se Lili è inglese e Kuro è giapponese. Quindi è come se fosse Black Tigre, una cosa del ma genere. Ma no, in realtà volevano riprendere Goku e l'hanno fatta giapponesiggiante. Vabbè, me la rifaccio da capo, ho capito, va bene, dai. Ce l'ha. È per forza qui dentro. Ce l'ha, ragazzi. Tra l'altro Kuro è anche il cattivo di Ori. Ori. Ah, Ori, davvero. Che è un altro gufo, tra parentesi. Sì, perché Kuro significa gufo. Gli fanno fare sempre i cattivi a quelli che si chiamano Kuro. Vuol dire, sì, potrebbe essere un villain Kuro Lili, ma soprattutto è giglio nero, Kuro Lili. Vabbè, che sa molto di villain. Sì, è vero. Ok, qui non c'è niente, no? Confermate tutti? Più cattivo, invece di parlare delle cazzate, mi aiutate! No, stavo pensando che il più cattivo è Buco di Kuro. No, Rocco, ti banno. Beh, però dai, nessuno di noi sa dove. Non voglio sapere, non lo voglio sapere, che cazzo. Ma lo puoi intuire se vai in biblioteca. Ho capito, ma se ve lo volete finire con le guide, fatevelo da solo. Ma no, in biblioteca tu avrai le risposte. Ma che cosa? È che questo posto è immenso. Ma chi lo ha finito? Come ha fatto? Sì, e chi ha fatto la guida? La guida l'ha fatta. Io sono sicuro che sta qua. Lo sviluppatore a 5 è venuta a quanto? Lo sviluppatore ha finito prima la guida e poi il gioco. E l'ha usata per finire il gioco. In base di sviluppo. Anche nelle guide lo sanno, tranquilli ragazzi. Sicuro che sono. Oh, il 30 c'è la serata di magia a Termo. Ciao. Al parco ci saranno gli illusionisti. Ci sarà lo psicomago. Madonna, ma magari. Le donne tagliate a metà ci saranno. Ci saranno i giochi con le carte che io non capisco mai se sono bravi o no. Perché se tu mi dici guarda il 4 di picche, io già non mi ricordo più che carta ho scelto. Non distingo le picche dai quadri, cioè è un disastro. Guarda l'ombra. A vedere dove stava posizionato il pene subacqueo. No, io non so che devo fare. Pensavo che rientrare da lì mi avrebbe salvato la vita, invece no. Andavo da qua, no, Diana. Sentite, poi io secondo me semplicemente bisogna entrare in quella porta. In quella porta. Ho capito. Ce l'ha ragazzi, ce l'ha. Ci sto provando, raga. Sto provando a In quella porta. Fidati di me. Ce l'ha ragazzi. Adesso so. Io veramente giuro. In quella porta. Non so se è esattamente questa porta o quell'altra, però una porta di queste. Mi stupisci perché sembri avere il polso della situazione. Solo che mi servono i cazzi di globi. Come quelli nei film che dicono andrà tutto bene. Adesso so quello che devo fare. Adesso lo so. Lo sento. Ho scoperto un buco. Perché è tutto qui. È tutto per qua. Ce l'ha. Tutto qua. Stiamo tornando indietro, però ce l'ha. Sì, perché adesso ho la chiave, capito?
so esattamente che la chiave servirà da metterla qua, perché questi sono figli di puttana, no? Il backtracking te lo devono fa. Ma non so effettivamente. Dove devo incendiare quella torcia? Perché ci sarà una torcia da incendiare, io non la vedo. Però siamo tornati dove eravamo prima. Sì, ma qua c'è l'altra porta. Tu ti devi fidare. No, no, mi fido, anche perché, figurati, se dovessi fidarmi del mio intuito su Baldo staremmo freschi. Ripeto, staremmo ancora nel galeone. Lì. No, quella di prima. Bravissimi. Siete proprio bravissimi in cura le vostre sorelle. Gliel'hai fatta. Però non si fa così, eh. Cioè non si fa così un gioco. No, forse è dall'inizio che lo sto dicendo. Ma no, non può essere che questo, quel meccanismo sposta questo e lo fa andare a sinistra perché bestemmio. No. Sono morito. Sì, è pure decentrata, sta lontano, cioè quindi tu perdi le speranze in toto. E niente, devi aspettare che... Sì, c'è qual quadra che non cosa, voglio... No, perché di solito la mamma di Rocco, tempo 5 minuti, una mezza idea ce la dà. Hai capito? Ah. Allora, però mi ha rotto il cazzo, ma che gioco di merda, ah. Ma veramente? Ma porca. Sono stati in una stanza con degli specchi? Stati no, ma l'abbiamo attivati quegli specchi. No, è finito. No. Abbiamo finito i globi, raga. Non lo voglio sapere, la devi smettere. Fatemi giocare. Non me ne frega un cazzo. Io vi caccio. Ma tanto e non sai... La fine non la vedrete da me. Ma tu non sai nulla. La fine non la vedrete da sono me. Sono loro io che si non stanno scherzo. Facendo. Ma io voglio soltanto sapere. Io non scherzo, la fine non la vedrete da me. E da chi? Da te. Che non l'ha finito nessuno in Italia sto gioco. No, tu da me vuoi vedere la fine. Non solo in Italia non l'ha finito nessuno, ma molti non hanno neanche fatto vedere il galeone. Io ve lo dico, se mi dite. Città di Ro. Stai andando alla biblioteca? No. Devo prendere i cazzo di globi che non so da dove cazzo prenderli. Qua sta il castello. La parete sta bloccata. Dove li possiamo comprare i globi? Eh? Questo voglio sapere, dove li posso comprare i globi? Questo qua, perché sennò perdo tempo a tornare indietro. Ditemi dove cazzo devo comprare i globi. I globi, non voglio sapere altro. Dove si compra? Perché si comprano i globi? Questo lo so zio. Quindi un attimo. Zio? Una reazione di comodo, mi arrivo col pensare che interessa a questo è veramente male. In inglese come fanno? Globes. No, saranno orbs, orbs. How to buy orbs.
Where to buy orbs. Per un attimo ho letto malissimo, eh. Pokan l'ho un pochettino confuso. There is only one place. No. L'ho visto, dove? Vedi quanto, da quanto stiamo registrando. 40 minuti. Tra 5 minuti dobbiamo chiudere questo video. No, tanto c'è. È speciale un anno. Facciamo un'ora? Sì, però ti devi muovere. È un attimo, mi sono stato più attento al sito. In the bottom woods. Ah, ok. Ah, la foresta dei bomb. Just go into the Bobo Woods and follow the upper ring. The shop is on the bottom left. Capito, l'anello superiore. In the ring. Una fossa dei Bobo? No, è che da qui che si accende. No, questa è la fossa. No, è... Bosco dei Bobo. Sì, no. Bosco. Bobo Woods. C'è la regione Bobo Woods. Ma la per ring. In the left. Forse dov'era quella... Ne stavo tutti i bobetti. Da vai. Qui è il tempio del Bobo. Quello con gli anelli? Sicuro? Bobo. Ah, ma non ci abbiamo il cuore puro. I semi di Bobo. Questo ci vende i globi, ci regala i globi. Lei? E quindi perché non ci possiamo andare? Non ce li vende, ce li scambia con i semi di Bobo. Ma i semi di Bobo chi cazzo ce l'ha mai data? Ha detto che c'è uno shop. Qua dice... Just go in the Bobo. E ci stiamo. And follow the upper ring. The upper ring è... L'anello superiore. È quello dove che si arriva volando. Tu mo sei nell'anello inferiore, quindi da lì, dal fumo di merda... Ci sta lui. The shop. Ma non ci arrivo. Qui devi andare in basso a sinistra. Segui il tronco là in alto e vai in basso a sinistra, dove troverai uno shop ricco di cose interessanti. Ma tu sei sicuro? C'è scritto così qua, sicuro. Però questo non è neanche l'upper ring, secondo me. Ma che è l'upper? Questo è un upper ring. C'è un anello ancora sopra. Dove c'è quel bobino? Che musichetta, qua là si può pure scavare, là ci sono cose da prendere, da smastriare. Guarda, 50 dini. È come vincere una gara di corsa con la bambina molesta. E adesso in basso a sinistra. Ragazzi, ci siamo. Comunque qui non ci siamo mai venuti, eh. Sì, ci siamo venuti. Ma perché quella cosa non era aperta? Perché te ne ritrovi a seconda del giorno della notte, spa. Deve esserci un globo. Me ne fotto il cazzo. Comprendo i globi. Io non credo che ci sia uno shop qua.
Secondo me è Flora che ti vende i cosi. Non ci siamo mai venuti qua, compagno. Che cazzo è qualcosa? È Flora, è una Flora corrotta. Parla. Io dei libri nelle forze oscure mi tengo prigione. Sto pensando alla mia anima, alla mia energia. Non riesco a vederti a malapena. Oh, almeno facciamo qualcosa. La novità, ragazzi. Dobbiamo salvare Flora. Batterica. Oh, mo c'è pure puro, eh. Guarda, è blu. Sei, vabbè, stiamo recuperando. Nel caso. Ci ha dato 5 globi lei. Salve, ne hai bisogno, posso vendere. Ah, vedi, c'avevamo. Quindi era upper left, un culo a loro che fa. Quando scrivono male le guide. Ah, massimo 100. Fangulo a te, sorda. Ok, siamo carichi. Oh, hai liberato mia sorella. No. Sì, però se ci vai a parlare ti parla, mo. No, no, non è così che funziona, Baldo. Allora, perché te l'hanno inquadrata? Perché lo fanno sempre, sì, quando viene visto. No. Però pensavo che uscissi e facesse... Ah, mia sorella. No, mia sorella. Invece non gliene frega un cazzo. Non gliene frega niente a nessuno. Quindi. Mo, se parli ti taglio il cazzo. Sì, però renditi conto che nessuno di noi qui sa cosa fare. Come ho fatto a prendere 511 globi? L'hai comprati. Ne ho comprati 100. No, hai speso 100. Appunto, 3 l'1, no. No, no, hai speso 100. No, io. Sì, ma è la regola, non è consentito non convincere. Ah, ma no, raga, forse, ma semplicemente lui te ne vende 100 da 5, quindi sono 500, ma fidatevi che ne ho comprati 100. Per favore, Sabrina. Non sono pazzo, Sabrina. No, sei pazzo, lo sappiamo tutti quanti. Beh, però. Però la verità è che adesso non abbiamo più da preoccuparci dei globi. 511, ah, vuoi a cacà? No, posso andare in giro con... Anzi, non lo farò. Sparando le bombe. Sto andando in giro con una torcia. Allora, io voglio provare a fare una cosa, ok? Però è cattiveria questa, No, dove sei odioso questo gioco. Allora, quello che vorrei fare è a intuito. Ah, tu dici azzeccare un evento. Che cosa era sotto? No, ritira. Esatto. Scusa. Quello che lanci in quella direzione torna indietro. No, capito. Giù e dietro di te. Non ho capito. Cioè, la sfera che tu lanci, poi. È l'effetto Pac-Man. Quando non l'hai la te. Non credo. Questo è un glitch. È l'effetto Pac-Man. È l'effetto Baltman. Ho scoperto l'effetto Baltman. Ti stai facendo troppo la testa. L'effetto Pac-Man vale la pena. Sono 500, Rocco, posso stare una settimana così. Ma perché passa a quello inferiore? Vedete che hanno specchiato il livello superiore al livello inferiore per fare effetto di profondità. Probabile. E quindi. No, no, attraversa proprio il muro. Sì, non ha una. Come si chiama? Vedi a che punto siamo? Tempo? Ancora 10 minuti, metto un timer da 7 così non corriamo il rischio. Avevo già impostato un timer da 7 per la pizza.
ma arriverà il giorno in cui comprerò un forno decente e la cuocerò in un minuto e mezzo. Adesso buttati. Diavolo. Oh, qua ci sta una porta. Cioè, parliamoci chiaramente. Io devo andare di là. A questa porta qua. La vedete la porta? La vedete tutti qua? Sì, sì. Dico, allora, questo in serve un'idea. E dimmi. Quella cavolo distanza degli specchi, secondo me ci dobbiamo arrivare a piedi. Tant'è che qui arrivano dei fasci di luce da là. Boh, non lo so i livelli sopra, sopra. No, i fasci di luce si riconoscono. Fasci di luce. La distanza degli specchi non sono mai andata a parlare direttamente, no? Ci ho interagito solo da sopra. Ma io non so dove sta la stanza. Ha visto ma la stile? Tu sai, no? Ma è fattibile? Sì, c'è una porta che non abbiamo vista. Non l'abbiamo vista? No, ma non so perché non l'abbiamo vista. Cioè, la vita c'era. Ti giuro, sta parte con le piattaforme io. Se dovessi ma fare. Ma siamo arrivati in una stanza con degli specchi. Arrivati no. Ci siamo già interagito da sopra. L'unica stanza che ci rimane. Oh. Cioè, io sono abbastanza sicuro, Sì, ma infatti. Praticamente è una stanza con un sacco di vabbò, specchi. Okay. E il sole, è il simbolo del sole, nel senso che ci andate giù. E quella già l'abbiamo fatta, sta qua. Però non ci fa spostare i cosi. Ah, quindi siamo andati. Sì, ma non ci stanno gli specchi. Questo è però io al piano superiore non so come arrivarci. No, superiore, sotto. No, devi andare sotto, perché dal pavimento arrivano i raggi del sole, quindi devi scendere. Ma dove sta? Almeno uno. Quello era il mio. Sì, perché è speculare la cosa, cioè non è uguale. Dalla stanza quelle con le ragnatele. Dito la ragna. Le colonne con le ragnatele. Ci dovrebbe essere una roba a speculare lì. Ma io questa cosa qui. Questo mo esce da di là. Oh. Tu vai a trovare la stanza di la ragna. Io qua ci sono. Sì, quelle fatto più volte. No, sì, ma ci sono stato là, oh. Qua è quello del meno uno che conosciamo. Madonna, ragazzi. Questa non so bene. Hop. Non è qua. Allora, dalla pedana. La porta sinistra. La prima. Guarda. Vabbè, la prima a sinistra scende. Dalla pedana che si muove. Cioè, è tagliato la pedana. No. Questo. Allora, la prima non scendi almeno uno, quindi da qua non si va da nessuna parte. La stanza, se è speculare a questi. No, quella con la piattaforma, questa qua. Quella con la piattaforma a sinistra, meno uno, vedi? Sì, la prima porta a sinistra. Madonna raga, ma come cazzo fate a ragionarci sopra? C'è un video che mi fa vedere. Come cazzo fate a ragionarci? Io mi rivolgo a chi l'ha finito senza guide. A tutti e due mi rivolgo. Allora, qua, questa è. No. Sì, è speculare a quell'ada. No, no, questa è la. No, qua sto in basso. Però il corridoio alla fine ti porta a meno due, non meno uno. Madonna, tre, mamma. Che palle sta cosa, madonna. No, va bene, non è la stessa cosa. Adesso non si sento da arrivo.
E c'è la porta a sinistra, sempre con l'occhio. Non ci siamo mai entrati, porca. Ok, è stata una nostra disattenzione. Ho messo il timer, tranquillo. Mamma mia, beh. Comunque sta è la cosa più buggata dell'universo. Oh, ma mannaggia quella puttana di tua mamma, quella scrofa, guarda, quella stronza. Sabrina, mi sa che devi rimuovere qualcosa. Perché mica ha detto... Oddio. Ma dai, sei... Oh, comunque da quando hai comprato quelle cose non sei più attento. Vai! Sai che ragione! Tagliemo! Ma a me mi ricordo, l'avevamo già fatto sta cosa. No, da sopra l'ho fatto. Dove sta sto figlio di puttana? Là, sopra, sopra, sopra. Ah, sì, ma io devo fare il mostro. Adesso giù. No, mamma mia. Non fare canzoni così come se niente fosse, perché poi ci riportano altrove. Ma no, è un enigma. Beh, ragazzi, c'è un punto di svolta. Però sta per finire il tempo. Sono 3 minuti abbondanti. Abbiamo due minuti. Deve stare come sta. Ok. Ma un bacio a che cosa? Ma si dovrà, ci sarà qualche specchio semovibile. Questo è giusto qua. Ma no, questo che sta a fare? Sozzone. Come si rompe questo qua? Ma no, come cazzo? Cioè, se sti specchi prendono la luce solo sbattendo sulle colonne, come dobbiamo fare? Ah, questa centrale gira? Quella centrale? Giù. No, basta. Quella proprio ma sul mosaico. Scusa, ma sul mosaico. Fa tutto un coso. Questa giù gira? Ma non si gira. Ecco, yeah. Ok. Quindi questo sta qui e questo deve... Oh, Madonna, il sole, deve arrivare il sole nella porta. Capito? Io non posso mai sapere quello che hai buttato nelle vite. Fermi! La chiave! Allora, oggi dovevamo registrare degli incipit, però lui ha detto non mi sento troppo creativo, mi sento efficace e intelligente, quindi voglio ballo. Non ho detto tutto ciò, non... Però hai detto preferisco giocare a ballo. Ho detto semplicemente sono stanco per fare gli incipit, non ce la farei. No, tu hai detto voglio giocare a ballo. È vero. Non è che ho detto... Rispetto a creare incipit, ad oggi non me la sento. Quella parte non è importante. Ho detto voglio, io ho sentito solo voglio giocare a ballo. Non ha mezzi termini il volume di sto televisore. O è no o è sì. È vero comunque. Allora, scusate. Sto allora, noi a non ci ricordiamo di essere entrati qua dentro. Comunque c'è un boss. E adesso lo spatacherò. Ma non è un boss, è un boss come sono boss quelli di Elden Ring, ecco. Li vedi 90 volte e ancora passano per boss. Oh, ma come mi hai fatto a prendere? Perché non si cosa... È vero. Non diventa rosso. Non si sta rosseggiando. Rodo Petrocinello sì! Oh, ma ieri sera ho mangiato il kebab di Pampanella.
Buono. Giù al lungomare. Guarda, è molto buono, ma la cosa più buona è il pane. C'hanno un pane che è fuori dal mondo. Addirittura. Buonissimo. Infatti io stasera ci torno. Prima di andarmene in vacanza in Puglia mi mangio un panino molisano. Paolo approva questa cosa. Veramente Paolo buono. Perché non viene da questa parte? Erano buoni pure gli arrosticini perché ho detto compa non me li cuoce troppo. Sì, ma nessuno si impegna con me, eh. Vabbè, tu ormai sei vita, morte e miracoli di sti stronzi. Cioè, io ti aiuterei volentieri, capisci, però... Ma... Di solito non lo fa. Infatti, sì, è diverso. È diverso. Non come quelli di Elden Ring che cambia il colore. Tu dici che non cambia neanche quello. Manco quello, cara. Ah! Ah! Bravo. Quanto mi triggera però quella sabbia dritta perché... No, sì. Perché ti fa andare nelle direzioni. Madonna, quanto è però brutto. È brutta da vedere. Beh, ti fa capire almeno quello. Una cosa che ti fa capire in tutti i giochi. Oddio! Non è morto, non è morto. Via! Senti quanta emozione! Via la Madonna! Ma avevo anche mangiato. Non, Madonna! Che palle sto no, fa? La modalità assistita, no. No, non mi fa andare su no! La devi attivare! Ma non mi fa andare su no! Vai su continua, continua! Ma se non posso, perché non posso andare su no? Perché devi attivarla, il gioco si è rotto! Ma scusa, che differenza posso c'è tra... No, tra continua e no? Non la voglio la modalità, devo fare continua! Bravi! Ma poi che differenza c'è tra continuo e no? Non lo so. Cioè. Vuoi la modalità assistita? No, non ci puoi andare. Sei troppo stupido. L'hanno fatto per me. Sì, non è più un'opzione. Ok. Prima fase di 12 fa. Ma dai, ma c'è il sasso da. Io non riuscivo a capire che cosa stessi facendo, è tutto molto bello. Ma perché siamo qui? Ma infatti io non so come ci siamo arrivati, sacro tempio dei gufi, eravamo al sacro tempio dei gufi. Ma siamo ancora nel tempio... Dove siamo? No, ma se gli russo questo qua, secondo voi... Niente, non fa niente. La famosa bomba dei gufi. Bravo, bravo, così. Perry. Ma che stiamo facendo? Non so perché stiamo a combattere sto boss. Cioè non so in che modo. Oh, ha tirato fuori lo scudo. Che pro player. Perché prima ho detto Perry. Allora si è ricordato che c'è una difesa c'è uno in baldo. C'è uno scudo in baldo. Non l'avrei mai detto. C'è un baldo. Le associazioni mentali, quelle belle. E so tre, giusto? E so tre, ma cosa faccio quando cazzo? Come Baldo ci insegna non c'è tre senza quattro. Io c'ho fame. Non so niente del gioco. Ho veramente un sacco fame perché non ho fatto colazione, ma resisterò perché Baldo va giocato a stomaco vuoto. Madonna. Madonna! Attenzione! Fuoco! Oh! Pam, para, para, para. Doveva aprirsi questa porta di cui non ho assolutamente memoria. Dove siamo? Ecco, è chiaro, no, Rocco? Si va di qua. Bentornati su Baldo, l'ho già detto. Ma che posto è? Sì, colui che ha ce l'ha caldo. Beh. No, c'ha le frecce là. È vero, abbiamo le frecce. Abbiamo le frecce. Bacchetta, la bacchetta, è vero. Le frecce, vuoi fare frecce. Le cose giovani. Ma dove sono stato? Madonna, veramente, ma perché non mi hai ricordato questa cosa? Tanto ce ne abbiamo 453. Posso comunque tirarli per sempre e non finirebbero. Bravo. Comunque non c'è una sola meccanica. Manneggia che la puttana. È tutto punitivo, tutto. La chiamiamo. Sì. Madonna che poco. Ce l'abbiamo. Non lo so, però va. No, l'avevamo presa nell'altro. Ma in che mondo? Non lo so. Devi entrare in quella porta. Quale porta? Non devi, si è aperta la porta. Sinistra. Ah, si è aperto. Si è aperto tutto sto coso. Non l'avevo visto. No, sì, è finito. Cazzi in finale. Ah, alza che almeno mi tolgo dalle palle sta roba. Oh! Attenzione. No, abbiamo finito il gioco, ragazzi. Dici? Abbiamo finito. Ma no, ma mo ho preso la bacchetta magica. Questa puzza di endgame è arena finale. Pure secondo me. Guarda, l'abbiamo finito, raga. Guarda lo stage finale, circola. Oddio. Ma no, non si capisce un cazzo, bomba. È un ballet. Che cazzo si. È diventato League of Legends.
raga, ma quanto romantico sarebbe finire. Oh, ma porca di quella palla! No, finire all'episodio 44. Che Baldo ci ha insegnato che il 4 è il numero perfetto. È vero, ma quando mai? Quattro pezzi di questo. Quattro pezzi di tutti. Quattro pezzi, pure i spacciatori di 4 minuti che l'Xbox vuole farci registrare. A proposito, controlla, per l'amore di Dio. Oh, se non stai registrando. Oh, ma avete rotto il cazzo, ma avete rotto. Mi fate giocare. No, me ne andate a fangura. Ma se non sapremo fino alla. Amen. Godranno solo del video, ottimo video. Metti pausa un attimo. Porco. La Madonna, eh. Bravo. Porco. Dai, ragazzi, non possiamo perdere sto video. Già che siamo arrivati a registrare qua, sto tranquillo. Perché vuol dire che abbiamo dimostrato. Ma quindi l'altra volta noi eravamo arrivati così vicini alla fine, so close. No. Bellissimo, gli è bucato la testa. Sì. Ma che succede? Si è bucato la testa. Si è bucato. Oh, Non puoi darmi cose. Ma è andata in backface quella parte frontale. La parte frontale mi fa vedere la parte. Sì, perché è la parte che c'ha l'hitbox, secondo me, capito? E quindi. In che senso? Dai. Tu non ci hai fatto caso perché eri concentrato a combattere. Ma c'aveva tutta la paranza. No, sapete, ragazzi, è quello che devo fare. No, c'aveva tutta la paranza. Compromessa, si vedeva la schiena. E infatti l'hitbox c'era dietro. Oddio. Ma c'ha un emoticon sul petto? No. Vedi se casco giù, tuo culo di merda. Mangia. Bravo. Ancora questo. Madonna, ragazzi, questo sarà un combattimento molto duro, eh. Ma ho capito come batterlo. Come? Fai lo screenshot. Però guarda, se alla fine gli screenshot gli facessero danno, avrebbero svoltato, eh. No. Ma è tipo l'arma finale shot ogni manco in Mega Man, manco in Mega Man 2 c'era questa finestra. Qualcuno può moddare il Baldo dove gli screenshot shottano tutta l'area. Il potere. Dai che l'hai segato. Morto! No, morto! Sta ancora alla 12ª fase, vedi. No. Vabbè, raga, ma che cazzo è diventato? Stai giù, uccello di merda! L'ha preso proprio a metà papà. Ancora! No, due, non vogliamo mettere. Che sta succedendo? Brutta animazione, quindi. Tutto in disito. Allora, lo devi prendere sempre da dietro, Prendo dietro, da dietro lo prendo. Ti prendo da dietro. Ma col filone, il filone. Bravo. Raga, che adrenalina. Madonna. Guardate quanto cazzo è bravo. Sembrano dei combattimenti dei pro. Sì! Sì! Sembrano combattimenti dei pro perché è un gioco in voglia. Guarda, sta usando tutte le armi a sedici. Dai, se ci gira bene, iniziamo il chill. Madonna! No! Che brutto. Oh, ma vaffanculo. Qua? Oh! Sì! Non è vero che stavo morendo. Non è vero. Se mi muore Baldo io volo altissimo. Sembra quarto potere, guarda che c'è. Accoltellalo, Goku. Gokuro che era agile come una saetta, Goku. Adesso va piano. Rosebud. Ma... No. Alza, no. Che mo bestemmio. No. Era tutto un sogno. Ma era un bel gioco. Ma adesso è tutto un sogno. Game design, ma chi? Fabio e Domenico. Ah, ma quindi erano più di uno, due. Sì, per forza. Ah no, sempre loro. Era sempre due, ragazzi, ma... Erano tre, mi sembra. Erano due più uno che ha gestito le musiche. No, sono sempre loro. Eh sì, due più musica. La musica è diversa. Io mi voglio sapere. Quindi 37 ore di sonno si è fatto suo povero Cristo. Bravo Gianluca. Ma che cazzo di finale è? Dura 8 secondi il finale di Baldo. Ed è la cosa più banale e brutta del mondo. Cioè Goku lo stava per uccidere e lui si sveglia. Cioè io ero preso il combattimento, la scena del quarto padre. Era un sogno. Special thanks, guarda, sta pure Dottor Game. Allora,
c'è il punto della... No, raga, mi sento male. Mi sento veramente vuoto. Episodio 44, mi sento, vuoto. 12 minuti abbiamo giocato. Sono rimasti 12 minuti. Capiranno dal minutaggio i ragazzi. No, non mi sento bene. Cioè, mi sento un po'... Ti senti un po' vuoto. È un sogno, ragazzi. Ma perché? Cioè, ma poi questa... Alessandro, cioè, Cosenza è il ragazzino che ha fatto ballo. Cioè, il punto della questione era questo. Cioè, oggettivamente, no? Mm-hmm. Tu mi stai a fare un'avventura di 36 ore. Mo, lo sappiamo tutti che chiudere con il sogno è la cosa più banale che esista. Sì, cioè, chiudere, stava in coma, stava sognando... Cioè, voi avete costruito tutta una cappella di storia che è pure carina, no? Con però dei personaggi. Con dei personaggi, delle cose. È tutto un sogno. È proprio tutto un sogno. Ma non è questo un sogno? Adesso c'ha senso tutto il resto. Allora, la paresi della bambina. Allora, se posso il dire... Il fatto che le persone siano stupide come la merda. Molti ci avevano detto, ma mo che è arrivata al finale, mo che... Io pensavo che il finale fosse semplicemente un delirio di game design ingestibile. Invece intendevano proprio il finale, la cutscene finale, che è un delirio narrativo. E non ci sono i nostri nomi. Cioè pure Sabba, adesso sto ricollegando i puntini. Sabba ha detto, no, io non gioco Baldo perché ho visto il finale. Quindi il DLC sarà la siesta pomeridiana. La potevano chiamare Siesta Edition. Il DLC è Baldo che viene mandato in punizione perché dormiva durante la lezione e deve scappare dal direttore che gli vuole menare. Comunque sono felice. Sono felice perché non ci metteremo più mano. Dopo questo, cioè io il DLC non ho tutta questa... No, ma il fatto che... Lascio, cioè, verde, Nicola. Ma se Baldo, no, abbiamo capito che è narcolettico, no? Ha questa difficoltà. Il DLC è il sogno del sogno. Però Baldo è narcolettico, qua uscirà un DLC ogni volta che sta dormendo, sarà un casino.